dei ristoratori è poca cosa rispetto all'arte, alle bellezze che abbiamo noi. Quindi gli enti preposti, qui non so chi c'è, io non intendo queste cose, dovrebbero lavorare sul valorizzare le bellezze. Lo fanno già, per carità, però e quella è una cosa importante, visto che si parlava di cose nazionali, no? Quindi valorizzare l'arte, perché l'arte è il paesaggio, e non, anche le nostre coste sono paesaggio. Il libro del professor c'è questa cosa. Sono le cose più belle del mondo. Poi per tornare al mondo, siamo 7 miliardi adesso, no? È come se ci fosse una torta qui, uno se la palla e gli altri 7 guardano. Non lo dice il Papa, lo penso che c'è, no? È così, grosso modo. Più o meno, è così. Quindi, fermiamoci sull'arte. Solo una chiosa, attenzione, perché poi sull'arte non c'è dubbio, noi facciamo un paese che potrebbe, non dico bene, ma solo nel senso artistico che possa, che pure se davanti, però attenzione, che non rimanga nel cervello di ciascuno l'idea che chi è diventato ricco l'ha fatto necessariamente in modo sporco contro gli altri, perché quello l'abbia fatto in modo sporco contro gli altri. Questo è un modo di pensare di 200 anni fa. Se non usciamo da questo modo di pensare, non riusciamo a costruire la distribuzione del reddito in modo differente, perché abbiamo lo scontro immediato.